Gireremo l'Italia in lungo e largo alla ricerca di veri e propri talenti creativi e artisti artigiani e conosceremo le eccellenze che hanno reso famoso il nostro paese, dalla moda all'imprenditoria, all'agroalimentare e molto altro. Seguitemi in questa nuova avventura. Artigiano, maestro orafo e incastonatore Mauro Sette. Signor Sette, benvenuto e grazie per essere con noi. Grazie a voi. La sua è una passione che ha origini lontane. Come ha iniziato a fare questa professione? Intanto io esco dalla scuola del selvatico a Padova già nel 1980 e poi ho avuto la fortuna di incontrare i più vecchi maestri orafi che avevamo a Padova. Passione che è nata con lo studio dello stile antico e a seguire con l'evoluzione dell'oreficeria. Signor Sette, io so che il suo lavoro ha avuto anche dei riconoscimenti molto importanti e effettivamente le sue opere sono anche state in mani famose, sono in mani famose. Sì, e nell'occasione ho avuto l'onore di poter montare sulla statua di Sant'Antonio di Padova l'aureola che è montata attualmente sulla statua del Santo. E in più ho avuto la fortuna di poter donare a Papa Francesco un meraviglioso calice costruito dagli artigiani. È un grande privilegio e un'occasione più unica che rara. Direi sì, la possibilità poi di incontrarlo è assolutamente emozionante. Siamo venuti in Nord Italia per respirare aria buona. Aria di Friuli Venezia Giulia. Manifestazione all'insegna del divertimento, della cultura e dell'enogastronomia. Protagonista indiscusso, il prosciutto di San Daniele. Qui San Daniele ha una posizione geografica particolare, è una zona particolarmente vocata alla stagionatura naturale del prosciutto e quindi da secoli questa lavorazione avviene qui e solo qui e non in altri luoghi. Le caratteristiche specifiche del San Daniele sono quelle di avere un ingrediente fondamentale che è il suino italiano, la coscia di suino italiano, si usano solamente maiali nati, allevati e macellati in Italia. E poi ci sono almeno 13 mesi di lavorazione per far diventare una coscia un prosciutto di San Daniele. Gli unici due ingredienti sono la coscia di suino e il sale marino, nient'altro. E poi il tempo che trascorre e che fa appunto stagionare la nostra coscia fino a far diventare un vero e proprio prosciutto che poi si mangerà da 13, 14, 15 mesi di stagionatura. Il prosciutto di San Daniele non solo è naturale, ma fa anche bene. Intanto perché non c'ha ingredienti additivi oltre a quelli che ho detto, ma anche perché è un processo di trasformazione tradizionale della carne di suino che nei mesi di stagionatura, nella lunga stagionatura che dura almeno 13 mesi, fanno intervenire delle trasformazioni tali che rendono questo alimento non solo buono, ma anche molto salutare. Sono alti i contenuti di proteine nobili, che è questo tipo di prodotto, un alto contenuto di aminoacidi, bassissima parte grassa, e la parte grassa che si trova all'interno del prosciutto è un grasso particolarmente favorevole per l'alimentazione umana. Dall'altro lato, questo tipo di lavorazione testimonia una cultura che ha quasi 2000 anni. Scoprire come il trucco possa diventare una vera e propria forma d'arte, abbiamo invitato nel nostro salotto un maestro nel campo, Nico Baggio. Benvenuto. Grazie, grazie di avermi ospitato. E grazie a lei per essere qui con noi. Anzi, posso darti del tu? Certamente. Nico, per te l'immagine, la bellezza, l'aspetto sono una vera e propria missione. Tu sei visagista, costumista, scenografo e make-up artist, ma qual è la definizione che più ti rappresenta? Ma sono uno che adoro l'estetica. È stata proprio, diciamo, la formazione, il mondo del cinema, il mondo della televisione, il mondo dello spettacolo. Ho avuto modo di incontrare dei grandi personaggi. Come ad esempio, dai, svelaci qualche aneddoto. Io ho lavorato con grandi maestri, soprattutto scenografi, costumisti, Pierluigi Pizzi, Gianni Polidori, Misha Scandella, gente che ha scritto delle pagine sull'enciclopedia dello spettacolo, ho lavorato con grandi registi. Ho avuto modo di incontrare grandi personaggi del cinema, del teatro, della televisione, grandi attori. Penso, ho fatto per 5 anni il Festival del Cinema a Venezia. Da me sono passati tutti, da Sharon Stone a Michelle Pfeiffer. Ed oggi abbiamo il piacere di ospitare nel nostro salotto il signor Giovanni Roncolato, produttore di una di queste eccellenze, un formaggio DOP proveniente dalle Malghe dei Monti Lessini in provincia di Verona. Vuoi subito presentarci questa eccellenza? Mi sembra che ci ha già portato il premio che ha vinto, quindi direi di partire proprio da questa. Sì, parliamo di un formaggio di eccellenza, essendo
formaggio prodotto da 10 solo produttori di questo consorzio che rappresenta la Lessinia, una zona storica, una zona dove si produce solo latte, di cui di conseguenza formaggi. Un Oscar meritatissimo, quindi? Beh, è stata veramente una grandissima gara. E nei formaggi della categoria dei formaggi stagionati è arrivato numero uno in Italia. Siamo stati in 3 nominati e a un certo punto sul palco hanno premiato il Monte Veronese d'allevo di 20 mesi ed è questo. Questa è una grandissima soddisfazione da parte della nostra azienda, ma anche da tutto il consorzio, perché noi ci crediamo a questo formaggio, perché le malghe devono innanzitutto vivere, cioè nel senso devono esistere, perché ormai oggi non si usano più le malghe, si usano solo da stalla per contenere il bestiame. È vero, un grande formaggio che ha origini circa nel 1200. Bene, in tutto questo, diciamo che il Monte Veronese ha origini nel 1200 perché Bartolomeo della Scala, vescovo di Verona, allora i vescovi, sai, si facevano mandare le cose un po' dappertutto, no? E si facevano mandare questi formaggi della Lessinia. E cosa serve per imparare a fare un buon formaggio? Passione, perché se non si ha passione si smette prima di quello che si può pensare. Ogni tanto penso a quanto lavoro c'è oggi e quanto diverso fosse il lavoro di chi iniziò questa attività nella mia famiglia. Mio bisnonno nel 1896, allora erano tessuti venduti al dettaglio su un carrettino, perché era il classico commercio al dettaglio. 1981, Armani ha cambiato indirizzo, invece dei suoi grigi, i suoi beige, i suoi blu, fa una collezione esplosiva, piena di colori, e in più non presenta la collezione nel consueto show di Palazzo Durini. I capi sono tutti appesi alle pareti e l'unico supporto alla vendita sono i suoi disegni, presentati su carta di cotone. E questa memoria noi ce l'abbiamo e racconta un Armani che poi non abbiamo più visto. Questa scarpa accompagna la collezione Jenny Autunno-Inverno 1976, una collezione che veniva disegnata per la prima volta da Gianni Versace. Il signor Gironbelli, Arnaldo Gironbelli, diede un grande contributo al Made in Italy proprio lanciando questi sconosciuti, Gianni Versace per esempio, e Diego della Valle. La collaborazione con Diego della Valle lo portò a fare questa scarpa che supportava tutta la collezione, la prima collezione Jenny con la collaborazione di un grande designer, ma il grande designer l'avremmo conosciuto anni dopo. Come fare quindi in questo nuovo millennio a portare la qualità e l'arte artigiana a disposizione di tutti? A questa domanda ha dato una risposta il nostro ospite di oggi, Lorenzo Ceccherini con Strade Maestre. Lorenzo, quali sono i criteri che applicate nella scelta degli artigiani con cui collaborate? Beh, allora andiamo in cerca di aziende che hanno una forte tradizione nella manifattura artigianale, molto radicate sul territorio, con un forte legame appunto con le tecniche, con degli elementi di distintività e con anche la convinzione da parte degli imprenditori dell'importanza del canale internet. Lorenzo, il sito Strade Maestre principalmente a chi è rivolto? La nostra proposta si rivolge a un consumatore magari un po' stanco di acquistare sempre i soliti brand, sempre i soliti prodotti, che ha bisogno di sentirsi un po' speciale, mostrandosi così un po' una sorta di esploratore, di viaggiatore dell'Italia. Beh, io ti faccio i miei complimenti perché è un progetto davvero all'avanguardia e direi 100% Made in Italy. Ti ringrazio molto. Vino! Ma lo sapete qual è l'aperitivo più bevuto in Italia? L'analcolico biondo dal 1964. Siamo venuti a Crodo, in Piemonte, per scoprire il suo segreto. Come nasce il nome di questo prodotto? Che sembra una domanda banale, ma in realtà dietro c'è una storia interessante. Sì, questo prodotto in realtà inizialmente nacque con un nome diverso, un po' spagnoleggiante, chiamato Picador. Poi in realtà, grazie a un'intuizione di un operatore dello stabilimento, fu proposto di legare il nome del prodotto alla città, al paese in cui nasce, che è Crodo, da cui appunto Crodino.
Ci può svelare come è fatto, ma è vero che la ricetta è segretissima? Sì, la ricetta è assolutamente segreta, nemmeno io la conosco, è nelle mani, diciamo, nella testa di una persona, dell'azienda, e questa ricetta è mantenuta tale, in senso segreta, da anni. È la ricetta originale, sin dal 1964? È la ricetta originale, sì. Chiave del successo sicuramente le campagne pubblicitarie. Indimenticabile Brigitte Bardot nel Carosello, personaggi diventati mitici come il Gorilla, come Dracula, come Dino, il famoso barista, e ora anche una star americana, Owen Wilson, che si è legata a voi. Sì, dal 2014 questa star hollywoodiana si è unita a noi nella nostra campagna pubblicitaria. Ne siamo molto felici perché attraverso anche il suo ciuffo biondo impersona bene la filosofia disimpegnata del nostro prodotto. Una delle scelte è sicuramente la comicità, una chiave che voi prediligete. Come mai? Beh, sicuramente Claudino vuole essere associato a un aperitivo disimpegnato, quindi associato a leggerezza, per cui l'idea è sempre di avere una base, un'ironia. Beh, direttore, sono le 7. Che dire? Andiamo a farci un aperitivo. Un artista in continua evoluzione? Beh, sì. Diciamo che mi piace pensare al futuro. Una carriera davvero lunghissima la tua, Walter, ma possiamo scoprire da quanti anni ormai fai parte del mondo del cinema, della televisione e del teatro? O meglio, quando è che è iniziata questa avventura? È iniziata per una passione nei confronti del teatro, che è nata grazie ai miei genitori che mi hanno regalato un abbonamento a teatro. Bellissima idea. Questo è già un suggerimento che darei alle persone, ai genitori di oggi. Io so che hai lavorato al fianco di tantissimi grandi nomi prodotti dal mondo del cinema e dello spettacolo. Diciamo un nome a caso, un esempio, Fellini. Qual è il tuo ricordo del grande maestro? Fellini è stato una delle poche esperienze cinematografiche che ho avuto. E perché io ho un viso particolare, quindi evidentemente era un viso felliniano. Piaceva molto a Fellini. E mi diceva che portavo allegria sul set e soprattutto si era convinto che io portassi fortuna, per cui mi voleva vicino ad ogni ciak. Ma Walter, l'attore secondo me è una delle professioni che sono più difficili. Magari il pubblico pensa che fare il mestiere dell'attore sia tutto luci e feste, invece c'è tanto studio dietro, ci sono alti e bassi. È tutto fondato sulla passione. Cosa diresti tu ai giovani che vogliono iniziare a intraprendere questa strada? Quale consiglio daresti? Beh, innanzitutto darei un consiglio di guardare davvero in profondità dentro loro stessi, capire se questa passione è vera. E poi direi assolutamente di perfezionarsi, studiare, non fermarsi mai e poi cercare anche di frequentare l'ambiente e di conoscere delle persone che possono essere utili e che possono, diciamo, aiutarli nel percorrere questa strada. Ed ora usciamo dal nostro salotto per seguire il nostro inviato Francesco Gasparri alla scoperta della storia di uno dei marchi italiani più importanti. Vediamolo insieme. Tutto ebbe inizio con i trattori. Poi le macchine sportive, elicotteri, motori marini e ancora design e lusso, ospitalità e ristorazione. Tutto sotto l'inconfondibile marchio del toro che carica. Tipologie di prodotto nel segno dell'eccellenza e del Made in Italy. Parliamo di prodotto, che era molto importante, era al centro del pensiero di suo padre. Mio padre, che era un uomo che molto valido nel marketing, senza sapere che stava facendo marketing, ma in realtà aveva una disponibilità psicologica nei confronti del cliente, puntò forse meglio di altri su un prodotto di forte ricerca e di estrema qualità. Infatti vediamo i modelli sono estremamente innovativi sia come design che come qualità tecniche e meccaniche in sé, e se mi permette anche tanta passione, e si vede che dietro ai prodotti di suo padre c'era grande passione oltre competenza. Certo, fin da ragazzo mostrò queste doti particolari, era in grado di fare. Avevo una marcia in più sostanzialmente.
ed è venuto a trovarci Francesco Ruffatti, maestro organaro per tradizione familiare e per passione. Maestro Ruffatti, benvenuto nel nostro salotto, un piacere averla qui con noi quest'oggi per scoprire insieme una passione made in Italy molto particolare, che è quella di maestro organaro, una passione che coltiva insieme alla sua famiglia da veramente tanto tempo. Da quanti anni la sua famiglia fa questo mestiere? Dal 1940, quando mio padre, assieme a due suoi fratelli, ha iniziato l'attività con il nome Ruffatti. In realtà, diciamo che la città di Padova, dove operiamo, ha una tradizione organaria che risale al XIV secolo. Caspita. Quindi è una tradizione molto antica e con nomi diversi che si sono succeduti nelle varie epoche. E quanto tempo ci vuole per creare un organo dal nulla? Dipende dalle sue dimensioni. L'organo è uno strumento non standardizzato, quindi può essere molto piccolo, come grande quanto un appartamento, o molto grande, grande quasi quanto un condominio intero. Quello grande come un condominio intero, dove lo possiamo posizionare, ad esempio? Ci sono delle sale molto grandi. L'organo più grande che noi abbiamo costruito è il quarto per dimensioni al mondo, si trova in una cattedrale in California. Siamo venuti a Ginosa di Puglia per incontrare il camiciaio più famoso del mondo, Angelo Inglese. Ha incorniciato questo articolo dove appunto riporta il fatto che tu hai realizzato la camicia per le nozze del principe William. Sì. Abbiamo avuto un exploit circa 5 anni fa dove abbiamo visto arrivare a Ginosa tanti clienti importanti da tutto il mondo, tra cui degli amici, delle persone che ci hanno messo in contatto con la Casa Reale. Ha fatto il giro del mondo, devo dire, un periodo ricco di soddisfazioni, con i riflettori puntati, con tanto interesse sul nostro marchio e sulla nostra attività, fino ad ricevere una proposta di vendita del marchio abbastanza importante, però da noi rifiutata. Che camicia sceglie il principe William? Questa è proprio l'originale? Questa è quella che ha scelto per il suo matrimonio. Com'è, com'è fatta? Una camicia molto classica che risponde ai nostri standard lavorativi del nostro top di gamma. Cosa ha apprezzato l'erede della famiglia reale inglese di una camicia fatta per l'appunto quasi ironicamente da Angelo Inglese? Sembra uno scherzo del destino quasi. Quasi. Sicuramente quello che ci caratterizza, quindi l'artigianalità, la tradizione. Abbiamo con noi un ospite speciale, una donna, una giovane imprenditrice, Stefania Milo. Stefania, benvenuta. Grazie mille dell'invito e buonasera a tutti. Tu, Stefania, sei presidente del CNA Giovani Imprenditori. Noi vogliamo scoprire di che cosa si tratta e soprattutto a chi vi rivolgete. Sì, io sono presidente di CNA Giovani Imprenditori. CNA sta per Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. Di fatto siamo un'associazione datoriale, rappresentiamo imprese e imprenditori prevalentemente del mondo dell'artigianato, ma anche della microimpresa, quindi diciamo prevalentemente aziende sotto i 10 addetti. Sappiamo che nel mondo c'è ancora molta fame di Made in Italy. Cos'è che la nostra impresa ha di differente dal resto del mondo? I nostri punti di forza, insomma. Soprattutto inizio proprio dal Made in Italy, nel senso che facciamo dei prodotti e dei servizi di altissima qualità che hanno alle spalle una storia, un racconto sia aziendale ma anche del prodotto stesso. E quindi questo assolutamente il mondo ce lo riconosce. Il brand Made in Italy è il secondo brand riconosciuto a livello mondiale dopo Coca-Cola. E il problema è che spesso ce ne dimentichiamo noi, cioè ci crediamo un po' meno noi di quanto è alto questo valore rispetto a quello che già il mercato internazionale ci riconosce. Se vi chiedo di pensare a un classico capo d'abbigliamento made in Italy che ci invidiano in tutto il mondo, qual è la prima cosa che vi viene in mente? A me, certamente le scarpe. Ciao Alessandra e benvenuta nel nostro salotto. Ciao Elisabetta, grazie. Oggi appunto il nostro salotto si è trasformato nel sogno di ogni donna e io mi sento particolarmente a mio agio in mezzo a tutte queste meravigliose calzature.
Vorrei entrare subito nel mood insieme a te, quindi la prima domanda ovviamente è qual è il tuo rapporto sia come donna che come imprenditrice con le scarpe? Come tutte le donne sono innamorata delle scarpe, del loro essere, degli oggetti che ti arricchiscono. Come imprenditrice è molto più complicato perché è una passione, è un divertimento, per me è anche un gioco, però è un gioco molto impegnativo che investe moltissime responsabilità. Non solo mie, anche di chi partecipa insieme a me a questo progetto. E secondo te qual è il segreto per una scarpa elegante? Credo che ognuno abbia una sua forma di eleganza, quindi tutto ciò che non è elegante è l'eccesso, ciò che è fuori misura, ma anche ciò che è fuori misura rispetto alla propria personalità. Alessandra, abbiamo accennato anche al fatto che tu ti occupi del rilancio di marchi calzaturieri. Ci vuoi spiegare questa parte così particolare del tuo lavoro? In realtà non è soltanto un rilancio, è veramente una ricerca. Noi siamo un'azienda che fa scarpe made in Italy, lo facciamo perché pensiamo davvero che se ci sarà una scarpa di lusso, l'ultima sarà fatta qui in Italia, nel Veneto, nella Riviera del Brenta. E il nostro progetto è quello proprio di lanciare scarpe fatte bene, a prescindere, nel senso che in questo caso io ho portato alcuni esempi di cose che facciamo, è un rilancio di un marchio che è nato nel 1885, che ha una sua storia, un suo percorso molto importante, che adesso è addirittura esposto a Londra per la sua storia e che avrà ancora una storia importante, ma la nostra idea è quella di lanciare anche stilisti, designer di talento che possono avere valenza per il futuro. Designer non solo italiani, designer di tutto il mondo, ma con la manualità, con la capacità, con il saper fare che è tipico solo delle nostre zone, che nessuno ci può copiare, che è ancora un valore per noi. Siamo a Matera per la 7ª edizione del Premio Moda Città dei Sassi, concorso internazionale per stilisti emergenti. La serata evento è stata presentata da Veronica Maia. Una serata molto importante per Matera e l'alta moda italiana. Beh, un bel binomio che pare funzionare ormai da 7 anni. L'alta moda sa sempre strizzare l'occhio al cinema, ma sa anche sposarsi bene con le città che l'accoglie, quindi questo mi sembra un ottimo esempio. E in questa occasione anche spazio ai giovani. Spazio ai giovani, per fortuna ci sono delle belle iniziative anche di qualità, con una bellissima giuria, per cui io penso che per questi giovani stilisti debuttanti, emergenti, possa essere anche un bel trampolino, una bella vita. Farsi ammirare, giudicare, apprezzare da cotanta giuria, Chiara Boni, la Maison Gattinoni e tanti anche giornalisti della carta stampata che parlano e scrivono di moda ormai da 20-30 anni, quindi una bella occasione. Staremo a vedere chi vincerà. Che vinca il migliore, come sempre, ci si augura quello. Questo è un concorso per giovani, come se la sono cavata? Ma i giovani se la cavano quasi sempre bene, durante questa serata secondo me molto bene. I giovani rappresentano il futuro del Made in Italy, il Made in Italy ha necessità di avere un ricambio generazionale e quindi è giusto puntare sui giovani, è giusto puntare sulla creatività dei giovani che danno, a mio avviso, linfa vitale al nostro sistema moda. Ho portato la mia ultima collezione che come sempre è ispirata alle donne, cioè io quello che faccio sempre ripeto me stessa e ripetendo me stessa cerco di rendere più belle le donne, tutto qua. Dai tuoi abiti trapelano le tue radici, il territorio. In questa collezione sì, perché è una collezione dedicata alle Madonne lucane, ma soprattutto è dedicata alle donne che in qualche modo tendono a raccontare il territorio. Dobbiamo avere paura della moda e della creatività che viene da altri paesi? No, non dobbiamo avere paura perché continuiamo a essere i più bravi e i più forti e quindi dobbiamo poterci confrontare con il mondo. Dobbiamo confrontarci, siamo europei, dobbiamo confrontarci con il mondo, siamo italiani e certi di come sappiamo vivere la creatività e la bellezza anche nella moda. La moda, insisto, è anche cultura, è cultura del nostro territorio, è cultura del nostro paese, siamo in un contesto che mai più di così lo potrebbe raccontare. Noi viviamo di bellezza, avevo letto da qualche parte, siamo quello che vediamo. Gli italiani vedono bellezza ovunque, in qualunque parte d'Italia, da nord a sud. I ragazzi che vogliono affrontare questo lavoro lo trasferiscono nelle loro creatività. Devono soltanto magari riuscire a orientare meglio la propria creatività, perché poi alla fine bisogna vendere, ecco, dobbiamo farla vedere e comprare in giro per il mondo. Come abbiamo detto, questo è un concorso per giovani. Cosa abbiamo visto?
Guarda, abbiamo visto delle cose molto interessanti. Questi ragazzi sono bravi, hanno spesso un background accademico, una formazione di scuole professionali, c'è poca improvvisazione e molta perizia, cioè scienza e conoscenza, per dirla tutta. Spesso conoscono le grandi storie del Made in Italy, sono molto preparati, hanno tanta voglia di sapere, no? Sono famelici di conoscere quello che c'è stato, ed è bellissimo perché noi magari lo diamo per scontato, invece è sul passato che poi si costruiscono i futuri più forti e radicati, e hanno tanta voglia appunto di far vedere quello che hanno nella testa e sanno fare. Ma io darei a tutti loro un consiglio di un grandissimo stilista come Roberto Capucci, incontrato recentemente, interrogato su quello che devono fare i giovani, ha risposto: devono fare 10 abiti straordinariamente importanti, straordinariamente creativi, per far vedere quello che hanno in testa e che sanno fare. Poi li devono mettere da parte e accanto devono fare 20 abiti facilissimi da vendere, per far vedere come sanno vestire le persone. Questa mi sembra una strada. Dato che il mercato è quello che comanda, grandi firme italiane sono già andate oltre Alpe. Si può e come resistere al fascino dei grandi gruppi internazionali? Questa è una domandaccia, nel senso che noi potremmo resistere se in qualche modo ci aiutasse anche il sistema economico. Diciamo che adesso la situazione sembra riprendere, sembra ritornare, e quindi anche il cambio euro-dollaro sta aiutando, insomma, in qualche modo a rimettere in ordine i conti. Certo, la potenza dei grandi gruppi del lusso internazionali, e soprattutto parliamo dei gruppi del lusso francesi, sono difficili da contrastare, quindi questo può essere un problema per l'alta moda italiana soprattutto. I grandi gruppi italiani invece, del prêt-à-porter, restano tali, restano quelli che possono giocare la carta dell'internazionalizzazione soprattutto. Faticano un pochino di più gli artigiani e i più piccolini, che però magari hanno molto da dire, ma l'Italia è anche un paese dove la piccola industria artigiana compone un po' l'ossatura, la spina dorsale, quindi speriamo che appunto i conti in ordine possano ridare una spinta anche ai più piccolini, che hanno lo stesso diritto dei più grandi di far vedere quanto sono bravi e quello che sanno fare, anche dall'altra parte del mondo.